You can teach me your game without reason. Che sarebbe stata una gara difficile, il campo le ha dato assolutamente ragione. Beh, sicuramente sì, la Fermana è un ottimo organico, secondo me, soprattutto in casa fai fatica a, diciamo, a dominare la squadra che comunque ci mette agonismo, ci mette anche gioco perché davanti ha dei giocatori veloci, rapidi, quindi è stata una partita maschia. Penso che il punto sia giusto per tutte e due le squadre per come si è svolta la partita. A parte due o tre episodi che chiaramente se l'arbitro vedeva poteva esserci un rigore o due rigori su di noi, però se l'arbitro vedeva, se non ha visto non li ha dati, quindi non sto andando a lamentarmi, ma soprattutto la munizione di Marotta, che il giocatore è scivolato e ha dato la munizione a Marotta che noi domenica non ce l'avremo, e questo per me è stato un errore, parlo per noi che ci mancherà un giocatore importante, questo posso dire. Poi la partita sapevamo che era così, importante non aver preso gol, ha dato continuità ai risultati che dell'ultimo periodo abbiamo fatto, e guardiamo avanti, perché i 4 punti di vantaggio sono rimasti 4 punti di vantaggio, cercheremo di fare una settimana giusta per affrontare al meglio il Carpi. Di loro molto aggressivi, con Urbinati, Mané in mezzo al campo, con D'Angelo e Petrucci ad agire dietro la punta, un po' quello che si aspettava, Vicenza magari in mezzo, nei due mediani soprattutto, ha avuto qualche difficoltà di troppo. Ma non è che ha avuto difficoltà, perché è difficile mettere palla a terra, questa è la realtà, bisogna essere svegli nelle seconde palle e cercare subito di aprire il gioco. L'abbiamo fatto nella seconda parte del primo tempo molto bene, infatti siamo arrivati a creare occasioni. Nella prima parte dei 20 minuti invece guardavamo gli altri ed è rimasto un gioco molto statico, questo è il mio pensiero, mentre negli ultimi 20 minuti del primo tempo abbiamo capito che bisogna spingere con i terzini, andare in fascia e provare a fare queste giocate che chiaramente possono mettere in difficoltà il 3-4-2-1. Il secondo tempo è stato molto, secondo me, tattico, con qualche fallo, ma ci sta nella partita, ripeto, bastava solo essere più attenti in soprattutto il fallo di Manetta su Cappelletti e fallo da rigore, però ripeto, non mi attacco al fallo da rigore perché alibi non ne voglio. Se l'arbitro vedeva, fischiava il rigore, non l'ha visto, pazienza, l'episodio poteva cambiare la partita. Tutti e due hanno sbagliato due volte loro, non siamo riusciti a essere concreti e ad approfittarne degli errori difensivi loro a far gol, ma lo stesso è successo anche a loro per noi, quindi posso dire che è andata bene a noi, è andata bene a loro, il pareggio ce lo prendiamo bello, ce lo prendiamo con entusiasmo, anche se un pareggio chiaramente non fa piacere a nessuno, per noi, soprattutto per noi, volevamo vincere, ma ci portiamo a casa un punto che ci dà continuità. Nella ripresa spesso si è alzata palla, appunto in queste seconde palle loro erano più rapidi, più reattivi, può essere anche dovuto al fatto che avete lavorato parecchio durante la sosta? No, non c'entra niente, la partita deve essere così, loro sono abituati a fare questa partita perché avendo due centrocampisti e due trequartisti dietro, quindi erano in quattro, e noi se non stringevamo i terzini e non arrivavamo magari poco nella seconda palla in avanti e dietro, questa è l'unica cosa, dovevamo essere più bravi a mettere la palla giù, andare in fascia e attaccare in fascia, come quando abbiamo fatto delle buone azioni. Ascolta, mi sto un mese senza calcio giocato. Poi succedono risultati un po', non so, la Regina che ne prende tre a Cava dei Tirreni, il Padova che perde col Fano, Vicenza stesso che pareggia a Fermo. È una questione di assenza di clima agonistico e quindi magari difficoltà di rimettersi nella parte, o? Allora, secondo me, io dico il mio pensiero, qui a Fermo è difficile giocare, ripeto, è difficile giocare perché qui di fronte avevamo una squadra bella, cattiva, ordinata, che voleva vincere, che voleva fare la grande vittoria contro la prima in classifica, e quindi bisogna dare merito anche agli avversari che hanno fatto una partita giusta, determinata. Noi dobbiamo essere più bravi solo a giocare un po' più sulle fasce e spingere con i terzini, questo posso dire. Poi della partita l'abbiamo fatta, quello che abbiamo preparato l'abbiamo fatta, questa era la partita, andava sbloccata su una punizione, su un calcio d'angolo, su una situazione di errore, diciamo, perché il campo non permetteva tanto fraseggio, qualche volta vedevate che la palla rimbalzava, dobbiamo approfittare in quello lì, non ci siamo riusciti, ma portiamo a casa un punto, ok, portiamo a casa un punto positivo, volevamo vincere, ma portiamo a casa un punto positivo, ripeto, se l'arbitro avesse visto le due situazioni, probabilmente delle due situazioni
basta vederne uno, non è riuscito a vederlo, pazienza, ha fatto una arbitrare una buona gara e in due occasioni non è riuscito a vedere cose che secondo me dalla panchina abbiamo visto. Siete stati fermi un mese, adesso recuperate con tantissime partite in gennaio. Bene, bisogna giocarle, ragazzi, bisogna giocarle, ma la cosa che conta di più oggi è aver dato continuità alla prima partita dopo un mese, quindi è importante anche dire questo, è importante dire complimenti alla Fermana per la grande... A livello agonistico è stata fatta una grande partita, okay? Tutti gli effettivi, quelli che non hanno giocato, però complimenti anche al Vicenza perché non ha mollato di un centimetro e fino alla fine ha provato a vincere la gara con quegli episodi che sapevamo che potevano succedere. 0-0, lo mettiamo in cantiere, 4 punti di vantaggio sono rimasti, guardiamo in avanti che c'è il Carpi e prepariamo al meglio la partita, quella che per noi è un'altra partita da poter essere... diciamo decidere all'inizio, come dicono tanti, si decide il campionato, non decide il campionato, ma bisogna dare un bel segnale. Diciamo che stanno peggio loro, che se dovessero perdere vanno a meno 7, da questo punto di vista insomma si parte perlomeno col piede giusto. Sì, dobbiamo migliorare noi, bisogna migliorare noi chiaramente il nostro gioco, che di solito lo facciamo un pochino più continuo, oggi il gioco era molto spezzettato, rallentamenti e così, tanto sapevamo già, il film l'avevamo già visto, questo film qua, quindi complimenti ripeto ad Antonioni e ai suoi ragazzi, alla Fermata che hanno fatto una gara di spessore, ma complimenti anche al Vicenza che fino alla fine, nonostante magari poteva far meglio in alcune situazioni, ha provato a vincerla. Però ci portiamo a casa il pareggio e...